Mister D'Addario, una prestazione organizzata della sua squadra, siete riusciti a reggere l'onda urta del Notaresco e soprattutto siete cresciuti tantissimo nella ripresa e sono arrivati due gol. È giusto quello che hai esaminato, quello che hai visto. La prima parte abbiamo sofferto, i primi 20 minuti siamo stati abbandonati e amorfi e quindi abbandonati a loro. E quindi passivamente riuscivamo a contrastare, ma l'abbiamo fatto pochissimo. Dopo 23-24 minuti siamo riusciti a recuperare qualche pallone a centrocampo e poi sono venute due o tre occasioni e ci siamo riequilibrati. Sono ripartiti bene al secondo tempo e poi invece siamo venuti fuori nella seconda parte del secondo tempo bene. Tre punti importantissimi, salita a quota 35, ma mercoledì si torna in campo con il Castelfidardo. Noi dobbiamo conquistare la salvezza e quindi dobbiamo essere pronti, il Covid ci ha rovinato tutto e quindi dobbiamo essere bravi ora a recuperare presto queste energie e confrontarci contro una squadra che è ben organizzata, che ha vinto tanto e che sta facendo molto bene. Paolo D'Ercole, direttore sportivo del Notaresco, una partita tutto sommato in cui la squadra ha giocato bene, non siete riusciti a concretizzare le varie occasioni da gol che avete avuto? Guarda, sinceramente in questo momento parlare della partita mi rimane veramente difficile perché dopo quello che è successo la partita viene neanche in secondo piano, proprio non mi va neanche di menzionare. La partita è finita, abbiamo perso, quindi abbiamo giocato bene o male, il risultato è detto 2-0 per la Vastesa, ma quello che mi rincresce dire, ma è una cosa penso imbarazzante che non si può vedere in un campo di calcio, soprattutto tra due squadre della stessa regione, che viene picchiato il nostro allenatore in maniera vergognosa. Questo posso soltanto dire, soltanto questo, quindi mi dispiace per quello che è successo al mister. La partita sinceramente mi interessa poco, quello che succede a partita è ininfluente adesso. Ecco, sull'episodio cosa è successo? Io so soltanto che è stato aggredito da un dirigente della Vastese e questa è una cosa veramente brutta perché forse non mi è mai capitato, mi sembra un calcio antico, un calcio vecchio che non mi appartiene, che non appartiene neanche minimamente alla mia società. Bifani è andato in ospedale perché ha subito un colpo. Sì, ha subito un colpo dietro al collo, penso, e adesso sta facendo gli accertamenti in ospedale, speriamo che vada tutto bene.